Bentornati a tutti in questa nuovissima esplorazione. Oggi siamo in una villa che è chiamata Villa dei Desideri, chiamiamola così. È meglio. E è bella grande. È quella lì. È veramente grande. Speriamo di riuscirci a entrare perché abbiamo, cioè per quanto riguarda la proprietà è semplice entrarci, però non abbiamo visto un punto dove possiamo appunto entrare in casa. Vediamo. Comunque con me Marco e Cristina che vi salutano. Andiamo. Bella villa, Villa dei Desideri si sta rivelando veramente una bella villa per davvero, inaspettato anche perché da come me l'avevano descritta non sembrava che potesse meritare una nostra visita, ecco, diciamola così, e invece da quello che stiamo vedendo, sia dagli affreschi sia da quello che c'è in casa, è veramente merita. Thank you.
c'è migliore giornata di lei. Se pensi che questo gli costava una lira. Questa l'ho ripresa, eh? Sì. Allora, questa è stata una bellissima avventura, una bella casa, una bella villa dove abbiamo trovato tantissime veramente cose, a partire da giornali antichi del 1921, che penso che sia un record per quanto ci riguarda, perché l'avevamo trovata sì del 30-37, ma del 21 è la prima volta, quindi è veramente un record questo, 90 anni di storia raccontati in una villa, in una casa. Per quanto riguarda questo video, a questo punto penso che sia tutto, perché non sembra che ci siano altre cose. Adesso usciamo fuori, vediamo se di solito in queste case ci sono
anche dei sotterranei o delle, a volte delle cappelline fuori, vediamo. Comunque nel frattempo io chiudo questo video, se c'è qualcos'altro da mostrarvi ovviamente lo faremo. Luca, Marco e Cristina, che Marco non so cosa è andato a fare, vi dà appuntamento, non si può però, al prossimo video, e ci auguriamo, vi auguriamo. Ciao a tutti! Una buona visione. Alla prossima! Alla... Ah, cazzo, si ghiaccia!